Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato nel palazzo della giunta regionale il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia. Nei giorni scorsi il governatore del Piemonte gli aveva scritto per inviargli la documentazione sulla richiesta di autonomia del Piemonte, ora all'esame del Consiglio regionale, e per invitarlo a visitare il territorio. Questo governo, rispetto all'autonomia che chiedono queste regioni, come si comporterà, come si sta comportando? Ma il governo va sui territori, vive sui territori, abbiamo detto dal giorno al giuramento, lo stiamo facendo, stiamo raccogliendo le istanze. Il presidente oggi Cirio ci ha consegnato la proposta della Regione Piemonte e abbiamo già iniziato a confrontarci sul merito. Noi vogliamo costruire una cornice che sia nazionale, dentro la quale ci sia una lotta senza quartiere a tutte le diseguaglianze, non solo tra nord e sud ma anche tra nord e nord, come ho sottolineato e come è evidente anche dal documento che è stato trasmesso oggi. Anche il Piemonte ha delle diseguaglianze all'interno e vorrei costruire un meccanismo automatico che consente alle province meno sviluppate di essere aiutate a raggiungere gli standard adeguati indipendentemente dai colori della politica. A questo deve puntare la Repubblica Italiana, questo è scolpito nella Costituzione. Per noi i livelli essenziali delle prestazioni devono essere una rotta dalla quale non si può prescindere. E poi entreremo nel merito, ho apprezzato l'approccio costruttivo del Presidente Cirio, sono sicuro che ci confronteremo, ovviamente aspettiamo anche il passaggio in Consiglio regionale, questa è la proposta della Giunta e ho dato garanzie da questo momento in poi che il gruppo di lavoro all'interno del Ministero si raccorderà con un gruppo di tecnici della Regione Piemonte. Il Piemonte ha allargato rispetto alla precedente richiesta le materie, di fatto tutte quelle che la Costituzione prevede, le 23 materie, anche con i poteri previsti. Il suo governo da un punto di vista politico ritiene, e lei ritiene, che sia la direzione corretta quella di dare alle regioni tutti i poteri che in teoria la Costituzione dà la possibilità? Guardi, quello che è scritto nella Costituzione, se si può fare, sarà fatto. Il nodo non è la quantità di materie, perché in alcuni casi sono materie residuali. Il nodo è la richiesta, se è correlata e a quali forme di copertura. Come ho già spiegato ai presidenti, quello che a noi interessa è rendere automatico l'intervento sulle aree meno sviluppate. Questo vale sulla scala provinciale e vale ovunque, e inevitabilmente avranno anche un ruolo delle città metropolitane, perché non si può pensare che si viva in un paese in cui nella stessa città una scuola pubblica chiude alle ore 14 e la stessa scuola pubblica al centro faccia il tempo pieno. E questa è la condizione del nostro paese e non la risolviamo con l'autonomia, la risolviamo con uno Stato più forte che interviene su queste sperequazioni. E siccome io ho grande rispetto per i miei predecessori, penso che siano tutte persone capaci, se erano stati detti dei no da ministri dello stesso partito, dei presidenti delle regioni che chiedevano quelle competenze, è evidente che bisogna fare richieste che siano dal punto di vista costituzionale sostenibili. E a volte alcune cose si scrivono in un modo ma poi impattano sul bilancio dello Stato in un altro modo. Tutto potenzialmente può essere avvicinato ai territori se vengono rispettate le regole già scritte nella Costituzione. Nella vecchia impostazione i livelli essenziali e prestazioni erano marginali, in questa impostazione i livelli essenziali e prestazioni sono centrali. Se si rispetta questo meccanismo sarà facile ogni conflitto. Siete soddisfatti della sua presenza qui a Torino e del colloquio che avete avuto? Sicuramente siamo soddisfatti della risposta, che è stata molto tempestiva. Per noi era importante che la Regione Piemonte, al pari di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, diventasse interlocutore dello Stato per questo tema così importante, di quella dell'autonomia, e da giugno, il mese in cui ci siamo insediati, ad agosto abbiamo integrato la richiesta delle materie. Oggi avere il Ministro qui e poterglielo consegnare di persona è sicuramente un passo avanti. Noi capiamo e comprendiamo la necessità che il Ministro ha di approfondimento della materia, essendosi insediato da qualche settimana, capiamo altresì la necessità che però il nostro Paese ha di ridefinire questo rapporto Stato-Regione in maniera costruttiva, in maniera equilibrata, in maniera intelligente, e crediamo che la nostra proposta vada proprio in questa direzione. L'importante per noi è che si vada avanti, perché la gente in generale è stufa di sentir parlare di un tema, di sentir tante parole, di sentire tanti dibattiti, abbiamo necessità di azioni concrete.